È live. È live, ok. Aspettiamo ancora un momento. Sembra attestarsi sui 40 spettatori che erano in attesa. No, stanno salendo di nuovo. Beh, ci metto anche un attimo a entrare. Aspettiamo un minutino, Luca, poi se vuoi cominciare a introdurre, perché... Sì, grazie. Buonasera a tutti. Questa sera presentiamo l'intervento delle dottoresse Shirin Afra e Chiara Gabriellini sul tema Il monumento ai caduti di tutte le guerre di Leoncino Leonardi ad Albisola, considerazioni sull'impiego della ceramica e del cemento nell'arte pubblica contemporanea. Io ringrazio le dottoresse Afra e Gabriellini per aver accettato il nostro invito e per essere qui. Le Afra e Gabriellini sono funzionarie dell'Opificio delle Pietre Dure di Firenze e questa sera, prima di introdurvi anche brevemente l'argomento, che sostanzialmente il titolo già racchiude benissimo, trattasi appunto di un monumento ai caduti degli anni 50 realizzato in cemento e in ceramica, principalmente affacciato sul mare, quindi ad Albisola Marina, per cui oggi vedremo appunto le diverse problematiche conservative. Dicevo, ringrazio la dottoressa Renata Pintus dell'Opificio delle Pietre Dure per essere qui con noi in questa figura che abbiamo istituito in maniera molto informale ma soprattutto proficua in questi webinar di sorta di discussant che sono dei colleghi, dei professionisti che ci aiutano ad approfondire gli argomenti che trattiamo in questi webinar. La dottoressa Pintus è funzionaria, scusate, storico dell'arte, dell'Opificio, direttrice del servizio di consulenza ai diversi settori di restauro per la conservazione delle opere d'arte contemporanea. Quindi un settore trasversale ai diversi dipartimenti, ai diversi materiali, con lo specifico compito appunto di assisterli per la parte conservativa delle opere d'arte contemporanea. La ringrazio Pintus di essere qui e le chiedo appunto di introdurre il profilo delle relatrici dal momento che lavorate insieme e chi meglio di lei, di te può farlo. Grazie. Sì, grazie a tutti per l'invito e appunto con piacere l'ufficio ha accolto appunto l'invito dell'Università di Verona e del dottor Bocchicchio a partecipare a questo
a questo webinar. Le colleghe, appunto, funzionarie e restauratrici Chiara Gabriellini e Shirin Afra vi presenteranno, come diceva il dottor Bocchicchio, questo progetto che l'Opificio ha con grande entusiasmo appunto scelto di accompagnare appunto e di portare avanti, che speriamo appunto di concretizzare nel più breve tempo possibile, per il quale volevo appunto anche sottolineare che le colleghe restauratrici sono state coordinate dalla dottoressa Laura Speranza, che è il funzionario storico dell'arte che dirige appunto il settore dei materiali ceramici e plastici, al quale appunto le due colleghe restauratrici fanno capo. Ed è sarà sicuramente un lavoro molto interessante per il nostro istituto, oltre che per l'indubbio valore dell'opera, di cui forse appunto poi il dottor Bocchicchio ci darà appunto qualche ulteriore notizia, sia da un punto di vista, diciamo, strettamente tecnico, quindi per quanto riguarda il problema delle opere appunto conservate, delle opere d'arte pubblica conservate naturalmente all'aperto, e che quindi appunto sarà appunto fonte di ulteriori approfondimenti e di ulteriori check anche rispetto ad altri lavori analoghi o comunque accostabili già svolti dall'istituto, e in più perché appunto questo problema dell'arte pubblica, questo contenitore appunto che raccoglie in realtà ormai fenomeni anche molto vari e vasti ed eterogenei, apre problemi appunto e riflessioni, diciamo, anche un po' più ampie sugli aspetti conservativi, in particolare per il legame con il contesto urbano e anche per il legame poi con le comunità di riferimento, quindi per una quella che si chiama oggi anche conservazione partecipata, quindi appunto un'idea ampia di conservazione. Ci teniamo particolarmente, io ci tengo particolarmente appunto a portare avanti questo lavoro, perché si pone tra l'altro in continuità anche con altri lavori che l'ufficio ha recentemente concluso, come per esempio sul fronte, diciamo, della scultura della memoria, chiamiamola così, restauro del Memoriale Italiano di Auschwitz del gruppo BBPR, che è stato appunto trasferito dopo un lavoro molto impegnativo di smontaggio, di restauro e di rimontaggio proprio appunto a Firenze. E poi perché appunto questo tema della scultura, diciamo così, della memoria, questo tema della scultura antimonumentale o del cosiddetto contromonumento è stato cruciale dal punto di vista storico-artistico dopo la Seconda Guerra Mondiale, proprio nel dibattito in generale sulla scultura, e proprio per quell'allargamento di campo che da quel momento in poi appunto ne è seguito nell'ambito, diciamo così, delle arti plastiche e comunque delle tre dimensioni. Quindi passo la parola alle colleghe, che hanno strutturato appunto il loro intervento con una breve introduzione sulla tecnica esecutiva dell'opera e quindi sui problemi conservativi, anche confrontandola con altre opere analoghe o comunque accostabili alle stesse problematiche, e che poi metteranno appunto, ci illustreranno appunto le problematiche che dovrà affrontare appunto questo progetto, anche appunto in relazione ad alcune scelte di materiali che hanno fatto in relazione a loro esperienze pregresse. E questo progetto segue tra l'altro un loro primo intervento di messa in sicurezza, di cui anche qui ci daranno appunto brevemente conto. Quindi appunto passo a loro la parola, non so se Luca vuole dire nel frattempo qualcosa prima. Grazie Renata. Grazie, no, prego. Grazie. Condivido lo schermo? Ma perché è disabilitato, ha detto? Prova di nuovo. L'ospite ha disabilitato la condivisione dello schermo partecipante. Provate ora. Ok. Dovrebbe essere... No. Benissimo, grazie. Okay. Vede? Sì. Bene. Allora, buonasera a tutti. Questo incontro è dedicato principalmente all'analisi del monumento ai caduti di tutte le guerre di Leoncillo Leonardi, collocato sul lungomare degli artisti di Albissola Marina. Faremo poi una riflessione più ampia sul degrado delle opere in terracotta invetriata e cemento mediante una serie di confronti con altri monumenti dell'arte pubblica contemporanea e una considerazione critica sulle metodologie di intervento attuabili.
Nel 1954 il comune di Albissola Marina bandì un concorso nazionale per la realizzazione di un monumento ai caduti di tutte le guerre che doveva essere realizzato in ceramica e pensato per essere collocato sul lungomare. Aspetto interessante è che nel bando di concorso viene esplicitato che l'opera venga, e qui cito testualmente, forgiata in materia ceramica, più precisamente in terracotta invetriata policroma o monocroma a scelta, del tipo tradizionale italiano. Materiali quali il marmo o la pietra saranno ammessi soltanto a scopo di completamento architettonico. Leoncillo si aggiudica il concorso nel 1955 e realizza le sculture in ceramica che lo compongono tra il 56 e il 57. Un'altra particolarità del bando di concorso era che il comune di Albissola si sarebbe impegnato a fornire gratuitamente i mezzi per la realizzazione dell'opera, quindi materiali ceramici, mezzi di cottura, il locale di lavoro e gli eventuali materiali sussidiari quali marmo, pietre, manodopera, materiali occorrenti, eccetera. Due parole per introdurre chi è Leoncillo. Dunque, Leoncillo è quell'artista che Brandi definisce uno dei tre grandi scultori italiani con Manzù e Martini. Fu una figura scomoda e anticonformista. Era un fervente antifascista e comunista partigiano. Difatti, la sua arte rispecchia i temi politici e sociali del primo Novecento. Già dalle prime apparizioni nello scenario artistico, Leoncillo mostra un'ottima tecnica di modellazione, accompagnata da un'abilità inconsueta nell'uso degli smalti. Leoncillo usa quindi la ceramica come mezzo espressivo, materiale che ben si addice anche alla sua figura di scultore proletario e antifascista. La ceramica è ritenuta da sempre un materiale povero, ma Leoncillo ne andava fiero e diceva: sono nient'altro che un ceramista, sottolineando quindi anche un certo distacco dall'ambiente artistico intellettuale. Dopo l'allontanamento dall'ambiente comunista, il suo stile si modifica in chiave informale, unendosi poi alle esperienze di Lucio Fontana. Il monumento venne progettato da Leoncillo come una sorta di struttura geometrica in cemento scalpellato, poggiante su una base rivestita in cotto, alla quale sono ancorati due gruppi scultori in ceramica, i caduti esposti a nord verso il lato monte e i superstiti verso sud dal lato mare. L'esecuzione impegnò l'artista dai primi del 55 e coincise con la crisi esistenziale e poetica che l'avrebbe portato poi nel 57 e nel 58 ad abbandonare definitivamente la figurazione e a intraprendere la strada dell'informale. Il monumento ai caduti rappresenta una tappa fondamentale di questo lento processo di superamento del linguaggio neocubista e costituisce un'esecuzione ibrida nella quale convivono gli esiti più maturi del neocubismo, il retaggio espressionista e l'embrione di una nuova autonomia linguistica. La poliedrica giuria che assegnò il primo premio a Leoncillo era composta da nomi molto importanti, quale il ceramista Tullio d'Albissola, critici d'arte come per esempio Giulio Carlo Argan, architetti, scultori o il pittore Mario Maffai. In una lettera datata ancora prima di conoscere l'esito del concorso, Leoncillo chiede a Tullio d'Albissola un parere tecnico in merito ad una statua in ceramica da collocare all'aperto, una statua della quale si parlerà. In realtà qui Leoncillo si riferisce al monumento alla Partigiana che era collocato a Venezia, era perché attualmente purtroppo è andato perduto durante un attacco fascista. E Tullio rispose che per fare ceramiche di sicura resistenza alle intemperie sarebbe bastato utilizzare impasti semi-refrattari da cuocere in biscotto a non meno di 1000 gradi oppure refrattari. Leoncillo si dimostra sollevato in quanto credeva che sarebbe stato necessario il gres, una tecnica che non gli apparteneva.
lo scultore decise di lavorare a Roma, nel suo studio, quindi lontano dalle fornaci di Albissola, rinunciando anche alla possibilità esplicitata nel bando di poter usufruire di forni e materiali presso un laboratorio locale. Nei due anni di lavoro Leoncillo, l'aspettativa da parte dei cittadini di Albissola, delle associazioni di combattenti, partigiani e familiari vittime di guerra era molto alta rispetto a quest'opera e probabilmente era atteso da parte, parte dell'autore un monumento spettacolare e didascalico, sicuramente più riconoscibile. Nell'agosto del 57, quando i carpentieri iniziano ad installare i corpi ceramici sul supporto di cemento, si scatena un'accesa polemica sulla stampa locale, che arriva addirittura alla richiesta al comune da parte dell'associazione combattenti di rimozione del monumento. Nonostante siano molti gli artisti che prendono le difese dell'opera creata da Leoncillo, come ad esempio Lucio Fontana, nonostante poi le polemiche si siano affievolite nei mesi successivi, il 5 gennaio del 1958, alla cerimonia di inaugurazione del monumento, Leoncillo non si presenta. L'esecuzione del monumento fu difficoltosa per Leoncillo. Durante la realizzazione si lascia spesso ad andare a sfoghi personali in cui ammette che la mole del lavoro è molto grande e l'esecuzione da un punto di vista tecnico molto difficile e comporta la presenza di aiuti esterni. Inoltre il forno autoprodotto impiegato ha molti problemi, non riesce a entrare in cottura, ottenendo talvolta a malapena un'uovo alla coq, come lui stesso descrive nei suoi racconti, e talvolta cotture che comunque non superano gli 800 gradi. Il fregio raffigurante i caduti si sviluppa secondo un andamento orizzontale fino a debordare oltre il limite della struttura in cemento. I colori cupi e contrastanti in questo fregio sottolineano l'ammassarsi scomposto e naturale dei corpi dei morti. I corpi sono risolti per masse e concrezioni di terra con un effetto di violenza rimarcato anche grazie ai profondi solchi e alle incisioni nell'argilla. Sull'altro lato invece la composizione dei superstiti è risolta con un andamento verticale del tutto opposto al precedente, con un assemblamento di corpi in cui è più facile individuare le figure grazie a delle forme riconoscibili. Infatti si possono distinguere una donna con un bambino in braccio, un volo di colombe e un fanciullo con i piedi un fanciullo con le braccia alzate. La cromia è luminosa con toni di colori più chiari e accesi rispetto al fregio dei caduti. Il fregio dei caduti è realizzato da un rivestimento di smalto opaco nei colori nero, rosso, bianco, grigio e verde. Il gruppo scultoreo dei superstiti invece è caratterizzato da una finitura di smalto lucido nei colori nero, rosso, bianco, blu, giallo e marrone. In questa immagine storica del 1999 possiamo vedere come lo spazio verde in cui è inserito il monumento versi in uno stato di abbandono con un'ingerenza delle piante sull'opera stessa che ne risulta quasi nascosta. I rilievi di ceramica sono ancorati al blocco di cemento con un telaio metallico che si inserisce alla terracotta per mezzo di un riempimento posteriore in cemento armato. In realtà il telaio metallico originale previsto da Leoncillo è quello di destra, mentre quello di sinistra è un'aggiunta successiva del restauratore Enzo Zoccoli, che ha previsto questo ulteriore supporto per consentire eventuali movimentazioni in futuro. Tutte queste informazioni sul monumento ai caduti e il repertorio delle immagini storiche sono tratte dal volume Scultura e Memoria di Luca Bochicchio, in cui viene ripercorsa la storia della realizzazione dell'opera e alcune informazioni tecniche sull'ultimo restauro svolto dal restauratore Enzo Zoccoli nel 2000.
che è intervenuto con un importante restauro. Le operazioni svolte hanno riguardato principalmente lo smontaggio dell'opera dal blocco di cemento e il trasporto presso il proprio laboratorio a Todi, dove l'opera poi è stata oggetto di desalinizzazione, di pulitura, rimozione delle parti cementizie originali pericolanti per la realizzazione di nuove stuccature localizzate esclusivamente alle fughe di collegamento dei diversi pezzi di cottura. E qui entra in gioco l'opificio delle pietre dure, che è stato contattato l'anno scorso per un sopralluogo di verifica delle condizioni conservative del monumento, grazie alla sensibilità del comune e della soprintendenza, ma anche degli artisti che hanno unito le loro voci con un accorato appello per la salvaguardia dell'opera, come possiamo vedere in questo articolo della stampa locale. Dunque, per capire bene i fattori di degrado che incidono su un'opera in ceramica esposta all'aperto, è importante sapere prima che cosa è una ceramica, da cosa è costituita e come viene realizzata. Ci sono alcune fasi nel processo creativo della ceramica che, se eseguite non a regola d'arte, possono concorrere nel degrado di un'opera esposta all'aperto. Tra queste, fondamentali sono la scelta dell'argilla, la foggiatura, perché l'argilla deve essere ben pressata e di spessore omogeneo, e la cottura, fondamentale, che deve essere eseguita alla corretta temperatura e in maniera uniforme. Come anticipato prima, in fase di cottura Leoncillo ebbe grossi problemi. L'argilla non è stata pressata in maniera corretta, lasciando numerosi vuoti all'interno del corpo ceramico e soprattutto lo spessore non è omogeneo. Tale differenza di spessori si ripercuote poi in cottura, creando zone più o meno cotte che reagiscono in maniera diversa agli agenti atmosferici, ad esempio l'evaporazione dell'acqua piovana che viene assorbita. Già nel 2012 si erano create delle spaccature evidenziate da questi cerchi rossi che hanno portato alla perdita totale di alcune porzioni di modellato. E in questi dettagli fotografici possiamo vedere ancora più da vicino l'entità delle spaccature. Qui possiamo vedere ancora meglio come la mancata pressatura dell'argilla e la presenza di vuoti si ripercuote sullo smalto con effetti di craquelé e spaccature più profonde. Tale condizione peggiora ancora la situazione conservativa perché facilita la percolazione di acqua piovana innescando una reazione a catena, ad esempio il cosiddetto gelo-disgelo, che è una delle cause principali nel degrado dei manufatti ceramici esposti all'aperto. Come avviene? L'acqua penetra dalle crettature e fessurazioni veicolando all'interno gli agenti inquinanti come sali solubili, poi con l'abbassamento delle temperature l'acqua gela, aumenta di volume e crea spaccature. Tutti questi difetti di realizzazione, ovviamente in opere conservate all'interno, hanno sicuramente un peso minore. In questo dettaglio possiamo vedere come spesso peraltro accade nella realizzazione di rilievi composti da più pezzi di cottura, che l'artista si è al balzo di espedienti per far combaciare le porzioni di ceramica durante l'assemblaggio. Qui Leoncillo ha inserito tra un pezzo di cottura e l'altro dei piccoli tasselli di maiolica proprio per favorire la ricomposizione definitiva. Alcuni ingrandimenti che mostrano il diffuso craquelé dello smalto sul gruppo dei superstiti e sul gruppo dei caduti, dove sono maggiormente visibili le fluorescenze saline sullo smalto verde. Durante il suo restauro, lo Zoccoli si occupò della desalinizzazione del corpo ceramico mediante ripetuti impacchi, che lui stesso nella scheda di restauro descrive come difficoltosa perché tendevano continuamente a riproporsi, soprattutto nelle zone più spesse, e lo Zoccoli addirittura arriva a lamentare una dilatazione dei tempi che aveva previsto per le operazioni di pulitura.
Possiamo comprendere come poi in un ambiente salmastro l'apporto dei sali all'interno del corpo poroso sia proseguita negli anni successivi al restauro con la ricomparsa di croste saline sulla superficie. Bene, con questa bellissima immagine del celeberrimo Cretto di Burri che fa da scenario molto suggestivo ad una sfilata di Bottega Veneta, apriamo questa prossima sessione dove faremo invece una riflessione intorno al cemento e alle problematiche conservative a questo correlate. È un argomento un po' spinoso e ricco di informazioni fisico-chimiche che spero non vi annoi troppo. Come abbiamo avuto modo di vedere, il cemento viene impiegato dal Leoncillo come medium espressivo nella realizzazione del blocco centrale, ma l'artista lo usa anche come materiale per il montaggio delle parti in ceramica, che sono unite dal retro, appunto, con un impasto cementizio e ferri di giunzione di vario spessore. Questo sistema, come avremo modo di vedere più avanti, se posto in esterno, innesca una serie di fenomeni a catena che portano al degrado del cemento stesso e conseguentemente della ceramica. Ma che cos'è il cemento? Allora, generalmente l'invenzione del cemento viene fissata nel 1818, quando l'ingegnere francese Vicat definisce la formula della calce idraulica artificiale. Poi nel 1824 il fornaciaro britannico Aspdin inventa un cemento idraulico a lenta presa, che è quello che conosciamo oggi, a cui dà il nome di cemento Portland. Perché? Perché assomiglia molto questa malta formata con questo cemento ad un calcare naturale compatto, la pietra di Portland, che è presente appunto sull'isola di Portland in Inghilterra. Il cemento Portland è il tipo di cemento più utilizzato ed è usato come legante nella preparazione del calcestruzzo, vale a dire cemento più inerti. Il Portland è un prodotto che si ottiene dalla miscelazione del cosiddetto clinker con l'aggiunta di altri elementi come il gesso, per esempio, nella quantità necessaria per regolarizzare il processo di idratazione e la plasticità dell'impasto. Le materie prime per la produzione dei clinker sono dei minerali che hanno la particolarità di contenere ossido di silicio, ossido di alluminio e ossido di ferro, che sono minerali generalmente presenti nell'argilla, ma anche ossido di calcio e ossido di magnesio che invece sono presenti nelle rocce carbonatiche. Quindi la roccia naturale prevalentemente utilizzata per la produzione del clinker è la marna. La marna, che è una roccia naturalmente composta da una frazione argillosa e da una frazione carbonatica. Quindi, sebbene inizialmente il cemento sembrava poter essere un materiale indistruttibile, questa caratteristica così particolare della compresenza di minerali argillosi e carbonatici insieme concorre in realtà ad una serie di fenomeni tipici di corrosione dei cementi storici posti in esterno. Quindi, perché il cemento si degrada? Dunque, durante l'idratazione del cemento viene prodotto, a causa della presenza di questi minerali carbonatici, idrossido di calcio, che è chiamato comunemente calce. Allora, se il cemento entra in contatto con acque ricche di anidride carbonica aggressiva, ed è il caso dell'acqua piovana, la calce, reagendo con questa, si trasforma in bicarbonato di calcio, il quale, essendo solubile, viene dilavato dall'acqua. Questa reazione, che chiamiamo carbonatazione del cemento, innesca una risposta abbassando il pH dell'intero sistema cemento, cioè acidificandolo, e così aumenta anche la velocità di ossidazione dei ferri contenuti nel calcestruzzo stesso, nel calcestruzzo armato. Per questa ragione è importante che lo spessore di cemento che ricopre le armature interne, che in edilizia si chiama copriferro, abbia una certa consistenza, cosa veramente raramente riscontrabile nei cementi artistici storici.
Allora, abbiamo detto che la causa principale di questa tipologia di degrado è l'acqua piovana. L'acqua piovana che deriva dalla condensazione del vapore acqueo e quindi in teoria dovrebbe essere pura, quindi avere un pH neutro pari a 7, ma non è affatto così. La presenza di pulviscolo atmosferico e di anidride carbonica abbassa il pH intorno a 6. Inoltre, a seconda delle zone in cui precipita, l'acqua piovana contiene una percentuale molto variabile di gas, nitrati e nitriti, cloruri e diversi altri sali. Per esempio, dal cielo che sovrasta una grande città inquinata, scende un'acqua piovana con un pH addirittura inferiore a 5, la cosiddetta pioggia acida. Una pioggia ricca di acido solforico che, reagendo con gli ossidi di calcio presenti nella matrice cementizia, forma dei composti con delle molecole molto più grosse e la conseguente disgregazione della materia. Poi il cloruro di sodio presente nell'acqua piovana e, come potete immaginare, molto consistente nelle zone marittime, trasforma il calcio presente nel cemento in gesso. Il gesso un'altra volta ha un volume maggiore e spacca il cemento e poi viene dilavato e quindi lascia degli interstizi notevoli e delle porosità nella materia. Oltre al degrado chimico-fisico, il cemento poi subisce un vero e proprio degrado fisico, parimenti alla terracotta, con il fenomeno del gelo-disgelo che vi ha spiegato prima Chiara. E poi un'altra forma di degrado è rappresentata dagli attacchi biologici, attacchi microbiologici di varia natura. I principali danni dovuti invece alla presenza di elementi in ferro all'interno del calcestruzzo sono connessi con la formazione di prodotti di corrosione che un'altra volta occupano un volume molto maggiore di quelli del ferro da cui provengono, provocando delle fessure e delle fenomeni che chiamiamo spalling, di espulsione e delaminazione. E come abbiamo già ripetuto, ma non ci stanchiamo mai di ripetere, questo sistema, quando è inserito all'interno di un corpo ceramico cavo, fa sì che questo si spacchi con la conseguente caduta e perdita di materiale. Naturalmente, come per la terracotta, tutti questi fenomeni non avvengono quando il cemento è impiegato per realizzare opere nate per l'esposizione in interno. È il caso, ad esempio, delle opere di Giuseppe Uncini, qui ne vediamo due famosi esempi: primo cemento armato del 1958, che è una tavoletta di cemento grezzo rinforzata da rete da ferri, mentre sulla destra potete vedere ferrocemento numero 9, che è uno della serie dei ferrocementi esposto invece a Fondazione Prada a Milano. Un altro artista che impiega largamente il cemento come medium per la realizzazione delle sue sculture è Ali Cavaliere, uno dei grandi maestri dell'arte contemporanea del secondo Novecento. In questa figura di cemento la materia cementizia è impiegata proprio come un materiale plastico colorato in pasta e applicato su una struttura di sostegno metallica, mentre qui è dipinto a freddo. E i danni in questo caso non sono dovuti a reazioni chimico-fisiche o biologiche, bensì ad una errata movimentazione che ha comportato poi la rottura delle caviglie nella figurina. Ancora un artista che lavora al cemento, prevalentemente, anzi quasi esclusivamente il cemento, come materiale plastico per la realizzazione delle sue opere, è Estopé, un artista svizzero, scultore, disegnatore, incisore, che ha realizzato questo gruppo di oche come site specific per l'amico Daniel Spurri, che sono collocate nel parco della sua fondazione, il giardino di Daniel Spurri, appunto. La fondazione Il Giardino Daniel Spurri è stata inaugurata nel 97 e da allora Spurri ha contribuito ad arricchire il suo parco di sculture con nuove installazioni. Oggi se ne contano ben 113 di 54 artisti diversi. Alcune sono nascoste all'ombra di boschetti vicino a Fiumiciatto, gli altri invece attirano i visitatori da lontano come l'olivo dorato di Dani Caravan. E a proposito di Dani Caravan,
Questo è uno scultore israeliano noto per i suoi monumentali site specific in cemento che si fondono nell'ambiente e recentemente abbiamo avuto la fortuna e l'occasione, grazie ad un cantiere avviato con gli studenti del Master di Gestione e Conservazione dell'Arte Contemporanea che si svolge presso l'Opificio delle Pietre Dure, di studiarne due, sia nella tecnica di realizzazione che per quanto riguarda lo stato di conservazione. Nel parco della Fondazione Gori, che concettualmente diciamo può essere simile al precedente Giardino Spurri, sono presenti tre sue opere, due delle quali sono in cemento. Di una, questa, la linea, è presente nell'archivio della Fondazione una ricca documentazione sulla realizzazione. L'opera, come si vede, è realizzata colando un primo strato di calcestruzzo realizzato con Portland bianco e grani graniglia grossolana di marmo, rifinito con malta di cemento addizionato con calce e gesso, e questo per migliorare la plasticità cementizia, come abbiamo detto prima, e il carattere idraulico della malta. Le reazioni chimiche che abbiamo visto sopra, dovute alle piogge, provocano il dilavamento della superficie, ma lo spesso strato di copriferro finora ha garantito la stabilità di tutto il sistema. Ma torniamo, adesso che abbiamo capito e analizzato i fenomeni di degrado del cemento, al nostro monumento ai caduti di Albissola Marina. Allora, il blocco centrale del monumento è realizzato in calcestruzzo armato, non rifinito. Il volume è costituito da quindi un'armatura metallica di sostegno ad uno strato di calcestruzzo, ovvero sia, come abbiamo detto, un impasto di cemento e graniglia, che prende quindi il nome di calcestruzzo armato. Come ha detto prima Chiara, l'oggetto si trova posizionato su una piattaforma rivestita di cotto e circondata ancora ad oggi da un manto erboso e palme che sono piantate a ridosso, e quindi questa condizione favorisce la crescita di biodeteriogeni sulle superfici dell'opera e di piante superiori tutto intorno. L'opera, abbiamo visto, è stata oggetto di un restauro e soprattutto di una importante movimentazione. Il blocco centrale in cemento è realizzato, si può dire, in regola d'arte, quindi il copriferro spesso, per cui l'unica causa di degrado presente sul blocco è costituita da questa proliferazione di biodeteriogeni, chiaramente accentuata dalla presenza del manto erboso e delle piante a ridosso. In questo caso sono visibili muschi, licheni, alghe di varia natura che ancora però non abbiamo analizzato. E l'epigrafe invece, che riporta la dedica ai caduti, è scalpellata come avviene abitualmente sulla pietra. Mentre i problemi legati alle reazioni chimico-fisiche del cemento che abbiamo visto sopra sono circoscritti al sistema che Leoncillo ha impiegato per ancorare i rilievi ceramici al blocco centrale. Quindi ci troviamo davanti alla presenza di elementi in ferro che sono stati inglobati in un impasto cementizio che occupa completamente lo spessore posteriore delle sculture fittili, con la conseguente formazione di prodotti di corrosione che, come abbiamo visto, occupando un volume molto maggiore di quelli del ferro di provenienza, provocano le fessure nel cemento e di conseguenza della terracotta. Da questa immagine, per esempio, possiamo vedere come lo spessore del copriferro raccomandato in edilizia in questo caso non sia rispettato, lasciando addirittura esposte completamente le barre d'acciaio. La conseguenza di tutto quanto analizzato finora ha portato al distacco completo e alla caduta di una delle colombe. Vediamo per esempio qui come la colomba, ancora presente nel 2012, abbia finito per distaccarsi completamente e cadere a terra. Quindi nell'immagine di sinistra potete vedere chiaramente la spaccatura, come la spaccatura insista sull'ala sinistra della colomba. Questa spaccatura, come ha spiegato prima Chiara, è sicuramente dovuta
ad un errore nella pressatura e cottura dell'argilla, ma ha portato alla rottura di tutto il pezzo a causa della compresenza di materiali che rispondono agli agenti atmosferici in modo diverso. A questo punto, in questo dibattito, è interessante anche analizzare lo stato di conservazione di altri monumenti pubblici contemporanei realizzati con materiali simili in compresenza. Quest'opera si trova a Montelupo Fiorentino, nel corso principale del paese. Montelupo è una cittadina a circa 30 minuti da Firenze, nota nel mondo per l'estrazione dell'argilla e la produzione della ceramica. Negli anni, oltre alla maiolica, si è resa celebre per la produzione del gres. Dunque, questo monumento è caratterizzato da una moltitudine di materiali che lo rendono un'opera squisitamente polimaterica. Nel pavimento in gres si inserisce un mosaico con marmi di colori diversi, maioliche, mentre le due parti che compongono il navicello centrale, che sono in effetti due fontane, sono realizzate con un supporto in cemento ricoperto da mattonelle in gres e in maiolica prodotte dalle fornaci locali. Anzi, a dire il vero, si tratta di scarti di fabbrica. E poi lungo il bordo vediamo che sono applicati sempre nella malta cementizia listelli di marmo alternati ad altri listelli di maiolica. A poppa e a prua poi sono collocate due sculture in bronzo. Il degrado principale riscontrabile, soprattutto nel rivestimento in gres e maiolica, è dovuto alla presenza dell'acqua, che ha portato a fenomeni di proliferazione di muschi ed alghe e a fenomeni di efflorescenza, nonché di gelo-disgelo, che hanno causato il distacco del rivestimento e in molte tessere addirittura il distacco totale dell'invetriatura, favorendo poi a catena la proliferazione dei microrganismi. Siamo ancora a Montelupo Fiorentino, dove Gianni Asdrubali realizza nel 2006 un'opera formata da pannelli di gres porcellanato giustapposti. Quest'opera è collocata con una malta di allettamento cementizia priva di ferri, in questo caso, sul muro in cemento di contenimento del torrente Pesa. Come possiamo vedere, in questo caso lo stato di conservazione è ottimo. E questo perché? Perché innanzitutto grazie alla scelta dell'argilla, che è un gres porcellanato, quindi molto compatto rispetto alla terra semirefrattaria e resistente, ma anche all'omogeneità degli spessori e alla planarità di superficie, nonché all'assenza di strutture metalliche di ancoraggio. Quindi l'unica forma di degrado ad oggi visibile è la presenza di piante superiori che crescono peraltro nelle vie di fuga, ma che sono facilmente mantenibili. Adesso ci spostiamo a Faenza, altro centro nevralgico in Italia per la produzione della ceramica, dove analizziamo questa scultura realizzata da Carlo Zauli nel 1978, che si trova nella piazza antistante la stazione. Dopo essere stata oggetto di alcuni atti vandalici e goliardici nel 2016, il Comune di Faenza ne dispone e ne finanzia il restauro, che viene affidato allo stesso Museo Carlo Zauli e realizzato per mano di Aida Bertozzi, che è la storica collaboratrice dell'artista. Restauro avvenuto nel 2017, subito dopo l'atto vandalico. In questa immagine scattata in seguito alla rottura, quindi possiamo comprendere la tecnica di assemblaggio delle varie parti di cottura costituenti l'opera. Quindi queste, come si vede nell'immagine a destra, sono state assemblate ancora con cemento e ferri di collegamento. Inoltre sono visibili degli altri materiali in alto a destra. Nel frammento distaccato si vede un pezzo di mattone comune, un foratino, e poi anche pezzi di stoffa. Quindi comprendiamo un'altra volta come l'ossidazione dei ferri avvenuta all'interno della scultura, un'altra volta a causa della percolazione di acqua attraverso vie d'ingresso che sono causate sia dai tagli di cottura che dal craquelé dello smalto,
abbia comportato l'aumento di volume e la conseguente fragilità del sistema, consentendo poi ai vandali che l'hanno assalita di rompere un intero blocco così consistente. Vediamo inoltre come l'intervento di restauro avvenuto appena 4 anni fa sia già compromesso, e questo a causa dell'impiego di materiali eterogenei, diversi per natura dall'originale, che si comportano quindi in maniera dissimile dal supporto in gres, causando ritiri, fessurazioni, distacchi e quindi ulteriori vie d'ingresso per il percolamento delle acque piovane, che abbiamo visto quanto siano pericolose. Inoltre vediamo come la rugosità della superficie si presti particolarmente alla radicalizzazione di microrganismi e addirittura piante superiori. Ancora a Faenza, poco distante dal cubo di Zauli, incontriamo un bellissimo monumento realizzato da Matteucci nel 1976 in memoria dei caduti della Resistenza. È strutturato in 2 corpi di gres, uno verticale, una sorta di muro, di blocco, su cui è incisa una figura stilizzata al limite dell'astratto e il cui smalto è di un bellissimo bianco. Nelle immediate vicinanze, ai piedi del monumento, coricato sul manto erboso, si trova una sorta di lapide con delle scritte modellate e applicate, sempre in maiolica, anzi in gres, che recitano i nomi dei caduti. I blocchi di gres sono ancorati ad una struttura centrale di cemento, ma lo spessore è tale da non consentire questa concorrenza, no, del materiale nel degrado del monumento. Quindi sulla superficie insiste questo diffuso craquelé, che è tipico dell'invetriatura in esterno. Oltre a questo si notano anche delle macchie dovute alla percolazione di acqua lungo le quali hanno poi proliferato biodeteriogeni di varia natura. E poi ancora i soliti fenomeni fisici di gelo e disgelo hanno provocato anche la perdita di materiale. L'opera è stata oggetto di un recente restauro, ma nonostante questo, vista la collocazione esterno e la posizione parallela al terreno, il degrado è nuovamente in atto e ha portato al nuovo distacco di alcune lettere che sono oggetto di rifacimento. Un altro esempio di un monumento fittile all'aperto è il Muro del Vento in gres rosso, sempre di Matteucci, installato a Faenza nel 1987. Quest'opera è stata oggetto di un recentissimo restauro a cura degli studenti dell'Università di Beni Culturali di Bologna in occasione di una tesi di laurea. E le principali problematiche riguardavano delle lacune materiche formatesi, efflorescenze saline e crescita di biodeteriogeni. Come possiamo vedere, le fluorescenze saline a distanza di pochissimi mesi sono nuovamente comparse in superficie. Tornando invece ai monumenti in cemento, analizziamo l'ultimo monumento in comparazione, il Grande Ossario Partigiani della Certosa di Bologna. In questo caso si tratta di una struttura molto imponente realizzata in cemento armato con un impasto molto grossolano e sormontata da sculture in bronzo. L'opera, come si vede nell'immagine di sinistra, si trova all'interno di uno spazio delimitato da altre cappelle mortuarie, anch'esse in cemento e interessate da ossidazione, delaminazione e distacchi. È circondato da manto erboso e alberi e contempla anche un grande spazio ipogeo al quale si accede attraverso una scala, anch'essa realizzata in cemento, dove è collocato poi l'ossario. In questa slide vediamo sulla sinistra l'insistenza di efflorescenze saline e gore di umido accompagnate da crescita di microbiodeteriogeni, mentre sulla destra possiamo apprezzare bene come il calcestruzzo sia costituito da cemento e aggregati di piccola e media grandezza, quindi per lo più sabbia e ghiaino, mista a sassolini tipo ciottoli di fiume. Vediamo bene anche come sia praticamente assente lo strato necessario di copriferro e l'armatura in acciaio sia ormai ossidata e a fiori completamente sulla superficie.
Adesso che abbiamo fatto, cioè affrontato, diciamo, questa approfondita analisi comparata sul degrado dei monumenti pubblici conservati all'aperto, possiamo, credo, capire l'approccio metodologico che abbiamo deciso di attuare, in merito alla conservazione del monumento ai caduti di Leoncillo. Quindi, a seguito del nostro sopralluogo e della redazione del progetto di restauro, ci siamo rese conto, insieme agli organi del comune, che il restauro vero e proprio per questioni logistiche e di tempistiche anche legate alla canterizzazione potrà avvenire soltanto a partire dalla prossima primavera. Pertanto, era assolutamente necessario, per scongiurare l'aggravarsi dello stato dell'arte del monumento, compiere delle azioni di messa in sicurezza in maniera soprattutto da far superare al complesso le stagioni più rigide, le stagioni invernali. Quindi possiamo vedere qui, per esempio, sull'immagine di sinistra, che è un dettaglio del fregio dei superstiti, come una porzione sia praticamente quasi distaccata. Quindi, per scongiurare il distacco totale di questa porzione, come abbiamo visto essere avvenuto nella colomba, abbiamo applicato, come si vede invece qui a destra, quelli che noi chiamiamo ponticelli di supporto. Sono delle striscioline di tessuto non tessuto e carta giapponese a seconda della posizione in cui devono essere applicate. Con una resina poliacrilica, il Paraloid B72, che è molto resistente e soprattutto di facilissima rimozione nel momento in cui dovremo affrontare il restauro vero e proprio. Qui vediamo altre immagini dell'applicazione di questi ponticelli, che sono stati applicati sia per garantire la tenuta dei pezzi pericolanti, sia per mantenere in sede lo smalto ormai praticamente sollevato di alcune porzioni della scultura. Sì, dunque, il progetto di restauro si è sviluppato in considerazione del fatto che è stato deciso che l'opera rimarrà all'aperto. Pertanto era necessario stabilire una metodologia che impiegasse materiali di intervento durabili in esterno. Questo perché, adottando un atteggiamento critico riguardo le nostre esperienze pregresse, abbiamo verificato che i materiali impiegati nel restauro di opere conservate all'aperto possono subire un degrado che talvolta può addirittura aggravare i meccanismi di degrado che insistono sulle opere. Le diverse esperienze di restauro effettuate, infatti, monitorate nel corso del tempo, sono sicuramente un valido esempio per comprendere la validità o meno dei materiali impiegati da un punto di vista della durabilità. Ed è proprio da questa riflessione che vi mostriamo tre interventi in particolare svolti a Firenze, a distanza di pochi anni. Nel 2012, sull'apparato decorativo di formelle in maiolica della manifattura Cantagalli nella chiesa russa ortodossa, nel 2014 sui tondi in terracotta dipinta di Giovan Francesco Rustici a Villa Salviati, e nel 2015 sui tondi in maiolica raffiguranti putti in fasce di Andrea Della Robbia, sulla facciata dell'ospedale degli Innocenti in piazza Santissima Annunziata. In questi tre restauri la scelta dei materiali di intervento per quanto riguarda l'integrazione materica e pittorica delle lacune sono state risolte con materiali diversi, dettati dalla necessità di risolvere da un punto di vista materico ed estetico due superfici molto diverse. Da una parte la maiolica con la presenza di un rivestimento di smalto lucido e dall'altra la terracotta con un aspetto più materico e una superficie matte. Per le formelle del Cantagalli ci siamo orientati verso la scelta di uno stucco acrilico che ben riesce a restituire una superficie liscia e ritocco pittorico con pigmenti stemperati in un medium acrilico. La superficie è stata infine protetta da una vernice alifatica e un prodotto antidilavante. In queste due immagini potete osservare il dettaglio della formella dopo il restauro nel 2012 sulla sinistra
e sulla destra il medesimo dettaglio dopo un monitoraggio effettuato nel 2019, quindi 7 anni dopo, per la verifica dello stato di conservazione e della tenuta del restauro. Come potete osservare, in particolar modo nel colore verde, ecco, di questo tralcio di foglia e nel colore giallo, come vi sto indicando, il ritocco si è alterato, arrivando in alcuni punti addirittura al bianco dello stucco. In questo dettaglio non possiamo apprezzare non solo l'alterazione del ritocco pittorico, ma possiamo vedere anche come lo stucco acrilico sia saltato, lasciando scoperto il corpo ceramico alle intemperie e a tutti gli agenti inquinanti. Il restauro dei putti in fascia è stato realizzato nel 2013 e nell'immagine di sinistra possiamo vedere lo stato di conservazione precario in cui versava prima dell'intervento di restauro. L'immagine al centro invece mostra il rilievo dopo il restauro del 2015 e sulla destra dopo il monitoraggio del 2019. Anche in questo caso, per le integrazioni materiche, abbiamo optato per uno stucco acrilico con un ritocco pittorico ad acquerello protetto da vernice alifatica e antidilavante. A distanza di 4 anni dal restauro, le stuccature sono tornate ad essere visibili e il ritocco pittorico è stato dilavato dall'acqua piovana. Nel restauro dei tondi in terracotta acroma con residui di tracce di policromia, le integrazioni materiche sono state realizzate invece con un materiale inorganico, una malta di calce, e il ritocco pittorico sempre con colori ad acquerello. Qui, a distanza di 5 anni, il monitoraggio ha rilevato una conservazione pressoché perfetta e inalterata delle ricostruzioni, evidenziando come un prodotto di natura minerale si sia rivelato nel tempo durabile. Anche il ritocco pittorico ad acquerello ha resistito bene, anche se la differenziazione metodologica che ha previsto una selezione pittorica a puntinato si è alleggerita. In questo esempio di integrazioni materiche di scalini in pietra serena, il restauro effettuato con stucco templum, dopo pochi mesi si è distaccato totalmente dalla superficie. Ora, il templum è una linea di malte a base di resine possidiche ed inerti selezionati, esenti da sali solubili, utilizzata per stuccature e ricostruzioni di vari litotipi, impiegati comunemente nel restauro, e sono venduti ed è venduto nello specifico per manufatti esposti in esterno. Anzi, bisogna specificare che lo stesso Zoccoli nel 2000 impiega questo prodotto per le stuccature delle fughe sul monumento ai caduti e difatti oggi presentano queste stuccature una polverizzazione e una disgregazione della materia. Vediamo invece che in seguito alla rimozione delle stuccature a templum e il rifacimento delle stesse con una malta di calce idraulica, non solo il risultato abbia un aspetto estetico davvero apprezzabile, ma si è rivelato poi nel tempo duraturo. A seguito delle osservazioni effettuate durante questi monitoraggi, ci siamo chiesti: ma come possiamo fare per applicare un prodotto inorganico e minerale sulle maioliche che presentano una superficie liscia e brillante? Come fare per restituire un aspetto gloss a queste integrazioni? In occasione del restauro di questa lunetta di Giovanni Della Robbia, che attualmente si trova presso i nostri laboratori dell'opificio, ci siamo indirizzati verso una sperimentazione sui materiali minerali, sia per l'integrazione materica, approfondendo quindi il discorso sulle malte di calce, sia sul ritocco pittorico, allargando la nostra ricerca ai colori, ai silicati. In queste mattonelle realizzate come provini per la sperimentazione svolta, dopo una serie di confronti che in questa sede non approfondiremo, abbiamo selezionato una malta porcellana, ovvero una malta idraulica formulata con calce aerea e metacaolino, che ne migliora le proprietà di resistenza meccanica e di durabilità.
Il problema dell'imitazione di una superficie liscia e senza asperità è stato risolto con la realizzazione di uno strato superficiale di marmorino che si può levigare con la pietra d'agata. Il ritocco pittorico che ha dato ottimi risultati è quello che prevede l'impiego dei colori esilicati compatibili per natura al substrato. E l'aspetto gloss della maiolica invece è stato restituito con l'applicazione di un protettivo, anch'esso di silice, basato sulla tecnologia Solgel, messo a punto dalla Siltea, che è uno spin-off dell'Università di Padova. Nelle due immagini di sinistra potete vedere i provini bianco e azzurro prima dell'invecchiamento e sulla destra dopo l'invecchiamento naturale in esterno sotto luce solare diretta e pioggia battente per 1 anno e 4 mesi. In particolare lo strato di Siox RE40 non solo ha mantenuto la funzione di protettivo degli strati sottostanti, ma ha mantenuto inalterato l'aspetto lucente iniziale, come possiamo vedere in questa immagine in controluce. La sperimentazione continua su alcuni frammenti del monumento ai caduti di Leoncillo per testare i nuovi prodotti consolidanti e protettivi messi a punto da Siltea in funzione del restauro che si dovrebbe realizzare appunto la prossima estate. I prodotti a base di silice e di Siltea sono reversibili con impacchi di soluzioni alcaline e permettono una ritrattabilità della superficie che ha una caratteristica, sono caratteristiche fondamentali per la scelta dei prodotti di restauro e non sempre sono ottenibili quando si parla soprattutto di consolidamento delle superfici. Il progetto di intervento messo a punto per il futuro e il prossimo restauro del monumento ai caduti di Albissola per grosse linee prevede una desalinizzazione, la rimozione ovviamente delle veline e dei ponticelli applicati durante la messa in sicurezza, la pulitura del corpo ceramico e del cemento mediante la rimozione dei biodeteriogeni con sistemi green, il consolidamento dell'invetriatura decoesa per iniezioni, la fermatura per infiltrazione di resina dei frammenti distaccati o soggetti a caduta, la rimozione della malta non originale delle vecchie stuccature in ipossidiche, il trattamento del ferro ossidato, la sverniciatura del telaio metallico per il trattamento antiruggine, una nuova verniciatura e protezione cerosa del telaio, un consolidamento minerale dello smalto e un protettivo minerale del cemento, il collaggio dei frammenti distaccati, le ricostruzioni delle porzioni mancanti con malte naturali idrauliche, le integrazioni materiche delle lacune superficiali con stucco minerale, il ripristino delle fughe tra i pezzi di cottura, il ritocco pittorico con colori esilicati ed infine il protettivo ai silicati. Concludiamo questo incontro con una riflessione sui compromessi che bisogna attuare quando ci troviamo a dover preservare alle generazioni future opere d'arte esposte in esterno, progettate e pensate per uno specifico spazio urbano e che ne danno una forte connotazione paesaggistica. Come tutti sappiamo, non esiste un restauro eterno, ma l'obiettivo da perseguire è quello di poter mantenere questo monumento nella sua collocazione originale, preservandolo dalla causa di degrado più importante, ovvero dagli agenti atmosferici. Insieme al Comune di Albissola abbiamo riflettuto sulla possibilità di realizzare una copertura trasparente che si inserisca nella passeggiata sul lungomare come una sorta di stanza da attraversare e all'interno della quale potersi soffermare per ammirare il monumento ai caduti. Quello che vi mostriamo qui non sono altro che due schizzi che abbiamo realizzato in fase progettuale, ma di questo si occuperà direttamente il Comune di Albissola. Per noi era interessante farvi capire come sia imprescindibile per il mantenimento in situ di un monumento collocato all'aperto un atteggiamento che riguarda piuttosto la conservazione preventiva, che è l'unico strumento che abbiamo
per dispensare le nostre opere da continui restauri che, per quanto ci possiamo impegnare con prodotti naturali e soluzioni più innovative, comunque si dimostrano sempre invasivi. Noi abbiamo concluso e vi ringraziamo per l'attenzione, così come ringraziamo in particolare tutte le persone, a partire dalla soprintendenza e dal comune di Albissola, per averci coinvolto in questo bellissimo progetto. Grazie. Grazie Chiara, grazie Shirin, davvero. Puoi andare nella slide precedente cortesemente? Sì. Una precisazione. No, questa vabbè, quella prima ancora, anche se il finale è stato meraviglioso. Questa immagine di Leoncillo non l'avevo mai vista, si mette le mani nei capelli e con questo sguardo un po' psycho, un po' veramente allucinato, quasi come i quadri espressionisti di inizio Novecento. Mi piace perché sembra volerci dire e adesso sono affari vostri, insomma, conservarmi all'aperto. E invece no, su questa l'unica precisazione che volevo fare per correttezza, perché chi guarda non conoscendo la storia magari la copertura ipotetica allo studio, così come allo studio un po' la sistemazione della zona, però volevo fare una precisazione che idealmente di certo la copertura è uno degli aspetti previsti e più che raccomandati, diciamo allo stato della discussione attuale è più che altro in discussione il come farla, i materiali, ma non è in discussione il farla, perché di fatto si è capito, grazie all'intervento dell'opificio della soprintendenza, che per mantenere il monumento lì è necessario dargli comunque una protezione ulteriore, che non solo protettivi sulla ceramica, e altrimenti l'imposizione è quello di musealizzarla, cioè di toglierla da lì. Ecco, quindi quello che stiamo facendo è cercare di mantenerla al suo posto, volevo chiarire questo. Inoltre, qualunque tipo di copertura andrà naturalmente non a inglobare erbette e palme. Ecco, questo è, perché era, questa immagine naturalmente è divertente perché è un po' surrealista, con la palma all'interno. La palma non avrebbe dovuto esserci fin dall'inizio, quindi questo fa parte dei problemi, diciamo, che col tempo si vanno accumulando su queste aree che insistono su dei monumenti, ma spesso non vengono proprio neanche capite da chi in qualche modo amministra o gestisce lo spazio pubblico. Pertanto l'idea che io ho molto apprezzato fin dall'inizio del progetto delle colleghe dell'opificio è stata quella proprio di in qualche modo sterilizzare, rendere inerte innanzitutto l'ambiente circostante il più possibile, che non è possibile rendere inerte e neutro del tutto, perché l'atmosfera è comunque composita e ricca di agenti, diciamo, inquinanti, però quantomeno, ecco, dall'erba e dalle palme, dai fiori, sì, li interverremo. Quindi sarà un intervento, diciamo, tridimensionale, tutto tondo, dal fondo all'insieme. Questa precisazione mi sembrava doveroso farla. Vi ringrazio, è stato interessantissimo, soprattutto per il contesto che avete ricreato sui case studies e, insomma, i paragoni, confronti in altri casi simili, quantomeno per materiali molto interessanti, soprattutto anche il contesto di Montelupo. Noi avevamo monitorato per diversi anni, quando ancora abbiamo iniziato il progetto di museo diffuso di Albissola Marina, i casi simili proprio di Faenza e Montelupo per la ceramica all'aperto, che dall'età antica al contemporaneo vedo essere una costante del patrimonio pubblico italiano. Siamo l'Italia tutta intera è un museo diffuso, si dice sempre banalizzando, ma di fatto l'arte all'aperto in una città che consta di oltre 40 città di antica tradizione ceramica, vuol dire che esprime una tradizione ceramica nello spazio urbano, capite com'è significativo questo tipo di studio. Quindi grazie per il vostro contributo. Io prima vorrei chiedere nell'ordine ai nostri panelist se hanno delle domande, naturalmente anche alla professoressa Molteni, che con me cura il ciclo di incontri, ma anche a tutti gli altri panelist presenti, e a ruota anche ai nostri spettatori che sono ancora collegati. Io sì, ho una serie di domande, però magari diamo prima invece la parola agli spettatori. Non lo so, non vedo domande in chat in questo momento. Allora, comincio a farne una. Grazie. Dunque, facevo una riflessione quando stavate raccontando di questi problemi tecnici che Leoncillo si trova ad affrontare perché non riesce a prestare
il materiale nel modo dovuto, il forno non lo porta alle temperature che servirebbero, gli escono quindi questi inerti che non hanno il grado di cottura corretto, da cui derivano poi alcune delle problematiche conservative dell'opera. Ecco, questo tipo di imperfezione tecnica, per quanto è noto, è stato riscontrato anche in altre opere analoghe di Leoncillo o è un caso specifico legato al monumento per la complessità dell'opera, per le difficoltà, anche per l'ampiezza del lavoro che andava fatto? Allora, nella mia esperienza io ho restaurato solo un altro Leoncillo, che è un'opera conservata al Museo del Tessuto di Prato, la mensa, però è una terracotta, è un pannello, un bassorilievo di terracotta e non presenta una criticità particolare, è un'opera molto più piccola. Comunque, quello che è importante sottolineare è che queste imprecisioni tecniche, quando le opere sono esposte in interno, veramente sono quasi ininfluenti. Cioè il problema nasce sempre quando le opere vengono esposte alle intemperie, soprattutto l'assorbimento dell'acqua, i fenomeni di gelo e disgelo, questo è, e la compresenza di più materiali. Cemento, terracotta, scusate, il mio cane sta bevendo, fa rumore di sottofondo, e ferro che poi si ossida, ma altrimenti non è ininfluente. Io su questo disco posso continuare? No, aspetta, c'è una domanda. Ve la leggo. Dunque, Paola, da Paola Zoroaster, il fatto che i restauri si rovinino diventando punti di sacrificio penso sia cosa giusta perché è l'opera che deve essere conservata, il restauro è il suo servizio, quindi se i materiali che si useranno saranno tal quali o molto resistenti possono diventare un problema secondo la vostra esperienza per le alterazioni future? Allora, sì, questo è un argomento sempre molto discusso. Dunque, puoi togliere la condivisione schermo? Ti interrompo un attimo, così torniamo. Interrompi condivisione, così va bene? Sì, così torniamo tutti in presenza. Dunque, sì, questo, come dicevo, è un argomento sempre molto discusso sulla qualità, diciamo, le caratteristiche qualitative dei materiali di intervento. Diciamo, il problema dei materiali di intervento che deperiscono così velocemente in esterno, in realtà è vero che il materiale di intervento deve essere facilmente reversibile, però non stiamo parlando di una verniciatura di un dipinto che funziona da, come dire, materiale di sacrificio che io applico sopra la tavola dipinta, sopra il dipinto, e così il materiale di sacrificio ingloba la polvere e poi io appunto, rimuovendolo, garantisco la stabilità dell'opera e comunque preservo la stabilità dell'opera. I materiali che io impiego in un restauro di un'opera monumentale all'aperto sono in genere riguardano materiali di integrazione e di ricostruzione di parti mancanti. Se questi materiali non hanno durabilità e quindi nel giro di, abbiamo visto addirittura pochi mesi, consentono un nuovo ingresso attraverso le spaccature che si creano o la deperibilità del materiale stesso di agenti inquinanti, il mio lavoro di restauro, che comunque è sempre invasivo, si rende inutile, ok? Mentre materiali minerali, non è vero che sono materiali più resistenti dell'opera oppure invasivi o irreversibili, anzi sono materiali ritrattabili e che sono in realtà lo studio in questo caso, in questa sperimentazione, lo studio dei prodotti dello spin-off
dell'Università di Padova riguarda proprio una caratteristica che prima i soldi Silice non avevano, che è proprio la reversibilità, che avviene cambiando il pH della superficie. Non so se ho risposto alla domanda. Mi pare di sì. Sì, mi sembra di sì, la differenza sia sostanziale rispetto ai materiali usati per integrare le opere tridimensionali in esterno, assolutamente. Poi il tema si sta sempre più spostando sulla ritrattabilità piuttosto che sulla reversibilità, perché la reversibilità non è sempre così auspicabile, soprattutto quando si tratta di consolidamento in esterno. Quindi deve essere piuttosto ritrattabile che reversibile il materiale, perché il consolidamento deve avere quella funzione, consolidare, e quindi impedire sempre di più l'ingresso di materiali inquinanti e di materiali che innescano poi fenomeni di degrado all'interno del manufatto. Ecco, io mi domandavo una cosa. Il trattamento protettivo, che è naturalmente reso indispensabile per la protezione dalle fluorescenze saline, ma anche per correggere, insomma, e bloccare questo fenomeno di crettatura delle parti ceramiche, viene usato lo stesso prodotto sulle parti a smalto lucido e su quelle a smalto opaco? Allora, adesso questi prodotti sono in camera di invecchiamento, quindi ti risponderò a questa domanda tra un mese, quando avremo i risultati. Stiamo testando vari prodotti. Comunque la tecnologia che stiamo testando è quella dei Solgel, naturalmente paragonata a prodotti che impieghiamo abitualmente, che sono invece di natura sintetica e che non sono assolutamente da demonizzare, ma... diciamo, ci tengo a dire, il problema dell'impiego di materiali sia di sintesi che minerali in esterno, ma soprattutto di sintesi, riguarda la manutenzione di queste opere, perché se correttamente manutenuta un'opera può essere restaurata anche con materiali deperibili, ma lo sappiamo tutti che la manutenzione è molto difficile, soprattutto quando si tratta di opere pubbliche all'aperto, e che poi, insomma, è difficile, è una questione molto difficile. Quindi noi stiamo testando questi materiali. Quindi questo è un invecchiamento artificiale, però. Ne stiamo facendo sia invecchiamento naturale che artificiale. Chiedere una cosa. Innanzitutto mi scuso perché sono entrato ad ascoltarvi in ritardo e quindi mi sono perso molte cose, mi dispiace molto, ma poi ascolterò la registrazione del vostro intervento. Lei adesso parlava di questo discorso della manutenzione, che è difficile. Ma perché è così difficile? Cioè, voglio dire, rispetto all'idea che al progetto che vi hanno chiesto, progetto, indicazione che vi hanno chiesto, abbiamo chiesto la sovrintendenza di una teca di protezione del monumento, che per quanto meravigliosamente fatta, ovviamente Luca Bocchicchi ha già detto che distrugge palme e praticelli per evitare l'effetto serra e giardino d'inverno della zia, però io trovo agghiacciante comunque che ci sia un reliquiario che contiene questo oggetto. Non sarà una teca, proprio. No, ecco, però insomma, capisci che allora la domanda non è... Non sarà chiusa, ecco, diciamo così. Sì, però la domanda è, allora non è, come dire, più praticabile in senso generale il progetto di una manutenzione ordinaria dei monumenti in esterno? Perché in qualche modo... come dire, mantengono una relazione con lo spazio pubblico, con la luce naturale, perché altrimenti, voglio dire, va a finire che in senso, come dire, generale, tutti questi monumenti, tutte queste realizzazioni in materiali, come dire, delicati, come comunque sono le ceramiche, ma varrebbe anche per il bronzo, insomma, abbiamo l'esperienza del Marco Aurelio che abbia insegnato, che cosa ci tocca fare? Cioè portare tutto in museo? È davvero così complicata una manutenzione ordinaria? È complicata, voglio dire, scusi, in senso organizzativo, in senso economico o in senso esecutivo?
No, in teoria non sarebbe complicato in nessuno di questi sensi. Il problema del leoncillo, in questo caso nello specifico, è un problema molto particolare perché una manutenzione in questo caso non basterebbe perché il leoncillo è prossimo al mare, quindi è soggetto a mareggiate, a venti ricchi di sale, a venti ricchi anche di sabbia che insistono sulla superficie, e poi è un'opera molto particolare perché è completamente riempita di cemento e ferri. Quindi proprio la composizione tecnologica, capito, della... Sì, proprio questo materiale. Monumento ha una, esatto, quindi purtroppo in questo caso il compromesso è inevitabile. Poi come verrà realizzata questa struttura di protezione, ora di questo se ne occuperà l'ufficio tecnico del comune, con i loro architetti, però quello che noi abbiamo mostrato era solo uno schizzo per far capire che in alcuni casi il compromesso è veramente inevitabile. Qui anche una manutenzione annuale non sarebbe sufficiente per limitare il degrado, cioè si tratterebbe di rassegnarsi alla perdita totale, tant'è che lo stesso Zoccoli, che restaurò il monumento nel 2000, si raccomandò di coprirlo in qualche modo, quantomeno dalle mareggiate dai venti marittimi. In più c'era stata un'analisi che avevamo affrontato di tutti questi elementi, che sono molteplici appunto, come i venti, l'aria sul marino, il particolato, ce n'è uno in particolare che può essere limitato, che è quello della pioggia. Infatti la relazione dello Zoccoli, il restauratore a cui faceva riferimento Shirin, più che una copertura lui parlava esplicitamente di una tettoia contro la pioggia, che solo a leggere quella relazione anch'io ebbi, cioè, brividi, perché immaginare una tettoia sopra un monumento... Esatto, la prima cosa a cui pensiamo è chiaramente lamierato, ondulato, un po' arrugginito magari anche. Possibilmente, sì. Esatto, quindi capisco le criticità. Però, guarda caso, quando siamo tornati a fare ricerca su questo monumento, perché la cosa positiva che finalmente si è messa in moto con gli organi dello Stato è stata la ricerca. Io sono molto, molto felice davvero di questo, perché la differenza sostanziale si vede proprio in questo caso, quando... affiancandosi a centri di eccellenza come l'opificio si può condurre una ricerca e in tempi anche rapidissimi, perché io vorrei far notare che le restauratrici, le funzionarie sono intervenute nel giro di pochissimi mesi per l'emergenza e poi hanno avviato uno studio, e da questo studio ha confermato sostanzialmente che oltre alle mareggiate, che peraltro sono aumentate negli ultimi anni per il cambiamento climatico, perché questi temporali autorigeneranti creano questi primi timidi tornado anche nel nostro Mar Ligure, ecco, che tanto timidi non sono, visto che 3 anni fa hanno devastato la costa di tutta la Liguria e hanno appunto sommerso anche parte del monumento e delle altre opere che insistono sul lungomare degli artisti. Ricordo che ci sono opere in bronzo come le nature di Lucio Fontana, opere a mosaico pavimentare, opere in acciaio e in ceramica, compreso il monumento ai caduti. Da qui l'idea giustamente di dire, ok, se un compromesso va fatto, forse possiamo cominciare a pensare a quell'elemento naturale, che magari sono anche piogge, spesso anche acide, che davvero contro cui la manutenzione soltanto non sarebbe necessaria, per esempio le piogge. Ci stiamo lavorando, e l'altro aspetto che è interessante di questo progetto è che al momento... c'è stato un movimento davvero di corale delle istituzioni, nel senso che grazie a un'altra convenzione attivata dal Comune del Bissola Marina da diverso tempo con il Dipartimento di Architettura e Design della Scuola Politecnica di Genova, chi si sta occupando dello studio della copertura è proprio il Dipartimento di Architettura e Design, e per fortuna non soltanto l'ufficio tecnico del Comune, che come sappiamo molto spesso non hanno le risorse, diciamo proprio le competenze per affrontare questi problemi. Sempre in accordo con l'opificio, con la soprintendenza, abbiamo già realizzato un modello 3D completo del monumento, una scansione che c'era stata indicata proprio da Shirin Afra e Chiara Gabrellini, insomma dal dipartimento, dal loro dipartimento dell'opificio, come necessario comunque anche per preservare la documentazione, quindi quello l'abbiamo già realizzato. È veramente un tema dibattuto. Io ricordo che quando abbiamo iniziato a lavorare al Museo Diffuso, circa 10-11 anni fa, già si discuteva dell'opportunità di sostituire il monumento con una copia,
cosa valutata e dai risultati risulta pressoché impossibile, e questa è la vittoria di Leoncillo, perché è impossibile, impossibile qualsiasi tecnologia rendere la materia e l'articolazione della materia, quindi questo è molto, molto romantico, e quindi siamo al momento in questa situazione di preservare l'opera in quel luogo. Può essere più importante forse che non il materiale in sé all'interno di un museo, perché la prescrizione precedente era quella di musealizzarlo. Sì, è la soluzione, come dire, inevitabile quando non puoi trovare altre soluzioni. Però è sempre una triste, è sempre una triste vicenda per oggetti di quel genere lì. Certamente lo è. Perché hanno un senso dove sono stati pensati, e anche in relazione proprio allo spazio esterno e alla relazione con le persone, perché la loro vita è proprio lì. Posso aggiungere una cosa? Prego. No, vai Renata. No, volevo aggiungere due riflessioni su quello che diceva anche il professor Serraroli, e ovviamente condividendo il fatto che non si può mettere tutto sotto seca e che è abbastanza agghiacciante l'idea, no, ci mancherebbe. Però due cose, sulla base, diciamo, della mia esperienza, tra virgolette, toscana. Il territorio toscano, per esempio, è appunto punteggiato di queste esperienze anche molto recenti di arte pubblica e di arte ambientale, che soprattutto, diciamo, negli anni 90, con manifestazioni come Arte all'Arte, Tuscia Eletta, hanno un po' sparso sul territorio diverse installazioni in questo senso, e di questo, diciamo, ci siamo sul momento tutti rallegrati. Però una delle difficoltà che per esempio emerge anche in situazioni di questo tipo, dove per esempio queste manifestazioni sono legate anche a delle, diciamo, partnership istituzionali temporanee, varie, eccetera, è molto difficile programmare per esempio delle campagne di manutenzione, perché non è neanche molto chiaro a chi effettivamente queste opere appartengano. Faccio un esempio, per esempio il bunker di Tobias Reberger, che sta a Saggia Senese, sta venendo giù e non si sa chi è. Quindi a volte, diciamo così, si agisce a monte in maniera intelligente, tra virgolette, per cui per esempio si creano delle convenzioni tra l'artista stesso, il suo studio, il comune, oppure l'associazione, per esempio, che ha gestito la manifestazione, e quindi, diciamo così, si fa quasi una sorta di contratto a monte che prevede anche la manutenzione, ma in certi casi questa cosa non accade. Per esempio, una cosa, diciamo, abbastanza positiva che è accaduta negli ultimi anni, ora scusate ma non mi ricordo l'anno, ma qualche anno fa è stata riscritta in parte la famosa legge del 2%, la legge, diciamo, che finanzia l'arte pubblica statale, che è di Stato, chiamiamola così. Grazie anche, diciamo, al lavoro che è stato fatto presso la Direzione Generale Creatività Contemporanea, si chiama adesso, quindi del Ministero, sono state appunto introdotte delle norme intelligenti in questo senso, cioè che quando viene presentato un progetto di arte pubblica, l'artista è obbligato a definire le caratteristiche tecniche dell'opera, che questo è un altro grande problema, perché qui stiamo parlando di opere di qualunque genere, numero e caso, di qualunque materiale, fatte nella maniera più disparata, per cui se noi non abbiamo la scheda tecnica dell'opera, non sappiamo neanche esattamente come è fatta, e quindi di conseguenza non possiamo intervenire, e che quindi diano anche delle indicazioni precise sulle modalità più adeguate alla loro conservazione. È un piccolo passo avanti, però questo per dire che questi sono due grandi problemi, cioè a chi fanno capo queste opere, per esempio se non sono musealizzate, non sono neanche tutelate, tra virgolette, come beni culturali, e in secondo luogo la varietà di tipologie di materiali che richiede naturalmente a monte una riflessione, appunto, in questo senso. Questo, niente. No, grazie dottoressa Pintus, perché lei mi ha chiarito una serie di cose. Tra l'altro pensavo mentre l'ascoltavo a tutti gli interventi di arte pubblica che hanno fatto a Torino. Io allora insegnavo a Torino, quindi avevo seguito un po' quella cosa sul passante ferroviario in un ridisegno della città. Però io, siccome avevo casa lì vicino, l'iglu di Merz che è stato collocato lì con i neon eccetera, naturalmente prima cosa i neon a un certo punto hanno inserito dei vetri perché li prendevano a sassate, quindi dei vetri a... naturalmente essendo circondato dall'acqua, da una vasca d'acqua, perché c'erano appunto queste, ci sono questi elementi tubolari che lanciano l'acqua, non solo, vabbè, l'acqua si riempie, questa vasca si è riempita delle cose più varie, ma la condensa
non ti permette più di vedere il neon, le cui scritte sono sud, nord, est, eccetera. Però nessuno mette mano alla pulizia dei vetri o alla sostituzione dei neon per la ragione che dice lei, cioè non c'è un'evidenza di proprietà. Merz è morto, insomma, è complicato, complicato. Poi volevo chiedere una curiosità. Nel caso di oggetti d'arte pubblica, di cui si sappia la proprietà e quindi ci sia un finanziamento dell'intervento, se l'artista è vivente, si procede con la richiesta all'artista di intervenire o in realtà, come dire, passa, mettiamo, all'opificio, all'intervento di restauratori, come dire, consolidati, che hanno una loro competenza professionale? Cioè, nel caso che l'artista sia vivente, si chiede all'artista o no? Ma guardi, anche questo, perché nella mia esperienza è molto variabile, dipende. Ecco. Sì, dipende soprattutto da quale strada si passa, insomma. In generale sarebbe opportuno, come dire, consultare l'artista, quantomeno per capire appunto le intenzioni in qualche modo. Non è sempre facile, come le dicevo, tra l'altro, appunto, quando non fanno parte di collezioni pubbliche, neanche la sovrintendenza può fare molto, esatto, in questo senso, perché non può imporre nessun tipo di intervento. Ma appunto, rifacendomi appunto ai casi un po' che conosco, appunto, legati a queste manifestazioni toscane, ci sono stati dei casi, mi ricordo quello molto celebre di Anthony Gormley dentro una cisterna, appunto, che dell'acquedotto a San Casciano Val di Pesa, che quando il comune a un certo punto ha deciso che quella cisterna doveva diventare una specie di giostra per turisti che potevano salire in cima e guardarsi tutto il panorama del Chianti, Gormley ha preso la sua scultura e se l'è riportata a casa. Sì. Ha fatto bene. No, e questo si ricollega a quello che un po' dicevo prima quando ho presentato le ragazze, cioè il fatto che è molto interessante dell'arte pubblica anche questo fatto della conservazione partecipata, nel senso che quanto più le comunità si affezionano, tra virgolette, a questi oggetti che a volte quando arrivano sembrano un po' degli extraterrestri e degli alieni, quanto più in genere c'è attenzione appunto verso di loro e quindi è più facile anche, come dire, avviare dei processi di conservazione, anche sempre appunto San Casciano, dove c'è un altro Mario Merzi, il famoso cervo sopra le mura, quando è arrivato non lo voleva nessuno, hanno cominciato a mangiarselo gli uccelli perché era semplicemente impagliato, col passare del tempo, cioè quando è diventata, diciamo, appunto un po' parte anche dell'immagine, no, della cittadina, questo problema del degrado è stato risolto in quel caso proprio tra l'altro grazie anche ad una partecipazione dell'artista che ha deciso di rivestirlo con questa patina, ora scusate tecnicamente non so come sia, di alluminio, che quindi lo protegge anche appunto dalle infezioni. Quindi, come dire, le strade sono veramente tante, sì. E ogni caso un po' va da sé. Sono tanti fattori che entrano in gioco, non ultimi fattori appunto sociali, tra virgolette, ecco, culturali. Anche capirla appunto un'opera non guasta in questi casi, perché aiuta a fare appunto coesione, insomma, intorno ad essa. Grazie. Grazie. Grazie del dibattito. Abbiamo altre domande? Io un'ultimissima, se non ce ne sono altre. Se no lascio spazio. Ma non mi sembra ci siano richieste, quindi direi che puoi procedere, così poi anche siamo anche già in orario di chiusura, quindi va benissimo. È una domanda veloce. Mi facevo una domanda perché, insomma, abbiamo parlato di reversibilità e altri criteri generali. Mi facevo una domanda mentre ripercorrevate i passaggi e le operazioni che saranno necessarie per restaurare il monumento, la questione della riconoscibilità, posto che si parla di parti da ricostruire, integrazioni da portare, colore pure da reintegrare, colori di pintura là dove è caduto, eccetera eccetera. È una mia ignoranza, cioè nel senso che su un'opera polimaterica non so come, se e come venga declinata la riconoscibilità dell'intervento. Rispondere?
Allora, anche sulla riconoscibilità dell'intervento ci sono più strade che possono essere intraprese, ci sono moltissimi approcci a partire dalla una collezione archeologica che in genere non presenta nemmeno un intervento di ritocco pittorico, fino appunto al contemporaneo, dove spesso in alcuni casi si sceglie di percorrere la strada dell'integrazione mimetica. Quindi poi magari chiediamo anche di intervenire a Renata, però nella mia esperienza, dal mio punto di vista, la questione della riconoscibilità intanto deve prevedere un dibattito che comprende più figure, quella del restauratore, quella dello storico dell'arte, quella della soprintendenza e sicuramente anche quella della proprietà. Poi dal nostro punto di vista ormai è riconoscibile tutto ciò che è documentabile, quindi io vedo per esempio piuttosto difficile che un monocromo, ad esempio, nero lucido possa presentare un'integrazione riconoscibile, lo trovo quantomeno deturpante. Ci sono altre situazioni in cui invece la superficie materica permette un trattamento cromatico riconoscibile. Non so, Renata, vuoi il punto di vista dello storico? Cioè, ripeto, un po' ha visto un po' caso per caso. Per esempio, il dottor Ciatti ci raccontava proprio il caso di una Crom di Manzoni Novasta, in cui effettivamente ci siamo trovati di fronte alla riflessione se sostituire l'ovasta semplicemente, oppure appunto procedere ad uno sbiancamento che però non sarebbe stato possibile del tutto, quindi comunque l'effetto tra virgolette monocromo veniva comunque meno. Si è scelto di percorrere questa strada, cioè di lasciare comunque la parte originale, però con mille interrogativi. E ripeto appunto che comunque anche in questi casi a volte anche interpellare appunto l'artista può sicuramente aiutare a sciogliere qualche dubbio, per esempio su quanto appunto quella parte, per esempio, che chiede un'integrazione sia, come dire, essenziale per il lato diciamo espressivo dell'opera, o invece non sia una parte, chiamiamola strutturale, per esempio penso a un tavolato ligneo e alle famose traverse, per esempio, che sono funzionali, diciamo, alla struttura dell'opera ma non al suo lato espressivo. La stessa cosa può accadere anche per un'opera d'arte contemporanea. Per esempio, quando è arrivata in ufficio una delle boîte en valise di Marcel Duchamp, quella della collezione Guggenheim di Venezia, c'erano degli scotch che tenevano appunto insieme appunto alcune parti, e quindi per esempio il problema è stato se quello scotch era strutturale o era tra virgolette un originale di Duchamp. Secondo me in quel caso per esempio era una parte strutturale che poteva essere documentata e sostituita. Però ecco, molto caso per caso, come dire. Si va per forza per caso per caso, è inutile, cioè, sì. Anche perché i materiali sono così diversi, con delle reazioni così diverse agli ambienti dove si trovano, che voglio dire, per forza si va per tentativo. È anche molto, come dire, più labile il concetto di originalità, sì. come dire. Sì. Comprendo. Però certo, sto pensando adesso ascoltandola, la sostituzione totale del cotone dell'opera di... Beh, allora lasciamo perdere. Cioè forse è giusto che a un certo punto muoiano, perché se devo sostituire completamente il cotone, non dico le michette, perché vabbè, ma il cotone o la lana di vetro, vabbè, faccio un'operazione di coppia in pratica, quindi la sostanza, come dire, l'ho perduta, a prescindere. Si sceglie, immagino si sia scelto il male peggiore, cioè scusi, il male minore, cioè lo sbiancamento, pur lasciando una situazione di non assoluta monocromia, evidentemente. Ma se posso aggiungere una cosa in merito alla sostituzione, spesso questa riguarda la preservazione dell'idea e non della materia, ok? Cioè ci sono dei casi in cui la sostituzione è inevitabile, in cui ci sono la presenza, per esempio, di, non lo so, di vegetali, di frutta, di elementi che deperiscono addirittura in pochi giorni, e in questo caso è assolutamente inevitabile la sostituzione. Quindi io
scelgo di preservare l'idea e non la materia. Sì, sì, siamo d'accordo. No? Poi quindi, in un momento, devo farvi ambito di arte concettuale sicuramente, però per esempio le pongo questo dubbio che ho sempre avuto, sempre ritorno ai miei ricordi torinesi. Castello di Rivoli, opera di Hansel Kiefer, inserimento ovviamente di semi di girasole. Ricordo che allora insegnava a contratto, dove insegnavo io, un restauratore che era Ava, che credo conosciate tutti benissimo. E mi ricordo che in una lezione che ha fatto ai nostri studenti, abbiamo fatto delle lezioni insieme al Castello di Rivoli, lui aveva spiegato che era stato chiesto di intervenire su questa opera di Kiefer perché nel giro di pochissimo tempo, dico tarme per dire, degli insetti, si erano sviluppati in alcuni di questi semi. E lui lì sosteneva che non gli aveva, cioè aveva consolidato quello, cioè aveva, era intervenuto per l'uccisione degli insetti e aveva consolidato anche i gusci mangiati o rovinati non sostituendoli, per esempio. Non so cosa sia più giusto in questi... Adesso stiamo facendo magari delle piccolezze, però teoricamente poteva sostituire con degli altri semi di girasole. E invece ha conservato questi semi che erano aperti, bucati e mezzi polverizzati. In quel caso, per esempio, bisognerebbe capire Kiefer cosa pensava di questa operazione. Ecco. ha perfettamente ragione. L'intervento dell'artista sarebbe stato fondamentale. Però è proprio questa, scelta che bisogna fare, inevitabilmente. Il vantaggio è che comunque rispetto all'arte antica abbiamo molti più documenti diretti, diciamo così, sull'arte contemporanea che ci consentono di appoggiare queste scelte su una, come dire, tra virgolette, certezza maggiore. Sì. Va bene, allora io credo che a questo punto possiamo chiudere questo intervento ringraziando moltissimo Chiara e Shirin, la dottoressa Pintus che ci ha accompagnato e che ci ha dato molte indicazioni sui nuovi percorsi del contemporaneo che oggettivamente prevedono un modo diverso di approcciare le opere rispetto a quando si lavora sull'arte antica, chiamiamola così. Ringrazio tutti, ringrazio chi è stato collegato con noi fino adesso e niente, ci vediamo la settimana prossima, sempre allo stesso orario. Grazie a tutti. Buona serata a tutti. Grazie, arrivederci. Buona serata. Io però senza che ci scolleghiamo. E la live su Facebook si conclude solo se termini il webinar. Ma io ho... Per il problema tecnico. Allora, devo chiudere e poi rientrare? Chiudo e poi rientriamo? Sì, dobbiamo chiudere formalmente questo, così si sospende anche la diretta live. Okay. Dobbiamo rientrare con lo stesso link poi? Sì. Oh.